Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e del canale YouTube. Anche lì cominciamo ad essere in tanti. Ci troviamo come ogni giorno. Sicuramente se qualcuno si chiede chi è questo folle che ogni giorno fa dei video a tema, questo folle che fa dei video a tema è un giornalista. Quindi potete fare i commenti sui miei video, sia positivi che se non vanno bene, eccetera, eccetera, scrivete quello che volete. Visto che qualcuno si è chiesto chi fossi, io sono da 30 anni che faccio questa professione. Ho diretto delle emittenti private, ho diretto delle radio, dei giornali, dirigo attualmente una emittente web, ne ho fatte sempre in questo settore. Sono stato soprattutto in molte amministrazioni comunali con il ruolo di portavoce o di comunicatore istituzionale, quindi eccetera. Basta, chiudiamo questo e andiamo avanti. Il tema di oggi, l'argomento di oggi è Tina Cipollari. Tina Cipollari è stata cacciata da uomini e donne senza nessun preavviso. L'idea di mandarla via Pier Silvio Berlusconi l'ha sempre avuta, diciamo che l'ha sempre avuta, soltanto che c'era l'ostacolo Maria De Filippi, il quale la voleva tenere dentro il programma. Ma anche Maria De Filippi, a quanto pare, soprattutto nell'ultimo anno, l'avesse sopportata così in malo modo. Non vedeva l'ora di chiudere il rapporto con Tina Cipollari. E quando c'è stata la conferenza stampa della presentazione del palinsesto nuovo dei programmi Mediaset, con i nuovi e con i vecchi, chiaramente Tina Cipollari ha visto che la sua presenza non c'era in Uomini e Donne. Chiaramente ha chiesto lumi a Maria De Filippi. Maria De Filippi ha detto che è stata una decisione di Pier Silvio Berlusconi. Quindi Pier Silvio Berlusconi ha cacciato Tina Cipollari da Uomini e Donne. Chiaramente Maria De Filippi poteva fare di più, visto che ormai sono tantissimi anni che era nel programma. Effettivamente ha un po' esagerato nei suoi interventi, è un po' alterata, questo rapporto così amoroso e non con Gemma, è diventato un po' patetico negli anni. Effettivamente anche la presenza di Gemma ha cominciato a stancare. Come vedete, mi sono anche aggiornato sui programmi trash. Ho fatto tutto per aggiornarmi sui programmi trash, cose che a me non piacciono assolutamente. Però, siccome vedevo che l'audience di Uomini e Donne era molto alto, soprattutto dovuto alla presenza di Tina Cipollari, cacciata Tina Cipollari, voglio vedere chi vedrà Uomini e Donne, perché voglio dire, era una presenza molto attiva all'interno del programma, anche se moltissime volte esagerava, moltissime volte andava al di là di quale fosse, no, il suo ruolo istituzionale. Però diciamo era una presenza piacevole, una presenza che dava luce alla trasmissione. È stata fatta fuori senza nessun preavviso, fatta fuori così, come sta facendo con tutti. Il prossimo sicuramente sarà Alfonso Signorini, di cui parleremo in un prossimo video, di cui ho abbastanza notizie per potervele comunicare. Come vedete, il mio impegno c'è sempre, voglio stare con voi, poi vi parlerò del mio tunnel che ho dovuto passare in questi anni. Il fatto stesso che sia vivo sui social, questo significa che Giuseppe Aquila è tornato sicuramente a fare il suo lavoro. Spero di farlo bene, soprattutto visto che stiamo diventando in tanti, e quindi chiudiamo anche con questa ennesima botta, con questo ennesimo scoop. Tina Cipollari è stata cacciata da Uomini e Donne. Non l'ha detto nessuno, non si è vista solamente inserita nel palinsesto, e quindi finisce la storia di Tina Cipollari. Al prossimo video, amici miei.